Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Sicuramente abbiamo disputato due partite importanti nel nostro processo di crescita dopo l'esordio a Cervia contro squadre di A2. La fisicità e l'intensità di queste due partite sicuramente ci avvicina a quella che sarà poi la realtà del campionato, anche se per onestà bisogna riconoscere che Novo Mesto ieri era una squadra strutturata con tanti giovani, con soli due americani, mentre oggi il Lokomotiv presentava 5 assenze perché ha due giocatori russi nazionale, Tanietis con la nazionale lituana, e due americani che devono ancora essere firmati. Ma al di là di questo, che interessa poco, comunque un'opportunità per migliorare, per crescere, per giocare insieme. Abbiamo fatto tante cose buone, così come tanti errori su cui lavoreremo e su cui cercheremo di aggiustare. Ieri abbiamo iniziato molto male la partita, subendo 51 punti in difesa, ed è un aspetto su cui dobbiamo mettere la nostra attenzione, perché è una squadra offensivamente che ha tanto talento, tanta soluzione, ma in difesa che deve aiutarsi, che deve dare il massimo per limitare gli attacchi avversari. Torniamo a Bologna, domani ci alleniamo in previsione dell'amichevole di Brescia e poi avremo un'altra settimana che ci porterà al torneo di La Spezia. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.